e le organizzazioni sindacali CGIL, CGIL, UIL che hanno... Siamo in comune a Torino per la firma di un accordo fatto con un tavolo permanente che la città metropolitana di Torino ha coordinato insieme ai direttori delle ASL, ASL di Torino, ASL TO 3, TO 4 e TO 5, insieme ai sindaci coordinatori delle aree omogenee della città metropolitana per parlare di case di comunità. Il PNRR ci dà una grossa possibilità sulla medicina territoriale. Le case di comunità e gli ospedali di comunità rappresentano questa grossa possibilità e allora il territorio si è riunito in questi mesi cercando di capire come riempire queste case di comunità e questi ospedali di comunità, quali sono le professionalità che devono stare all'interno di queste strutture, come si ottiene una reale integrazione dei servizi sia sociali che sanitari e come ci si prende cura in maniera integrata delle persone. Siglato l'accordo, quali saranno i prossimi passi? I prossimi passi sono quelli di provare a continuare questo dialogo che coinvolge il territorio per far dare al territorio il giusto apporto ed ottenere un servizio, una qualità di servizio omogeneo su tutta l'area metropolitana.